In vista del CDM di domani, riunione a Palazzo Chigi sul caro energia con il Premier Draghi, ministri dell'economia Franco, dello sviluppo economico Giorgetti, della transizione ecologica Cingolani, oltre al sottosegretario alla presidenza Garofoli e il consigliere economico del Premier Giavazzi. Il Consiglio dei Ministri potrebbe varare nuove misure per calmierare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Il ministro della transizione ecologica al Question Time alla Camera annuncia nell'arco di queste 2 o 3 settimane il governo lavorerà sulla norma contingente sulla mitigazione del costo delle bollette. Il governo sta lavorando per un intervento per contenere gli aumenti dei prezzi dell'energia su diverse direttrici, aste di energia rinnovabile, fotovoltaico, idroelettrico, valorizzazione del gas naturale nazionale, ridurre il peso degli oneri di sistema sulla bolletta tramite cartolarizzazioni. Cingolani indica le misure su cui lavora l'esecutivo, tra cui la promozione di una revisione delle regole del mercato elettrico sulla base europea. Troppo dipendenti dall'esterno, secondo il ministro paghiamo un prezzo elevatissimo per la nostra dipendenza dalla fonte primaria e abbiamo un energy mix troppo dipendente dall'esterno, anche se per fortuna abbiamo differenziato sorgenti più di altri. Confindustria lancia l'allarme all'incontro con il ministro Giorgetti sul caro energia. Confindustria ha sottolineato che la situazione è drammatica, richiede interventi urgenti e strutturali di politica industriale.